Ok, lo ammetto, mi avete scoperto. Sto registrando il secondo episodio della Vanilla perché sì, abbiamo ricominciato la Vanilla. Non ditemi che vi siete persi. Si sono persi il primo episodio. Dicevo, sto registrando il secondo episodio della Vanilla perché mi sono preso strabene. In caso, scrivetemi nei commenti tutti i vostri consigli che non ho ancora letto, ma so che saranno stupendi. Iscrivetevi, campanellina, iniziamo. E questa era la campanellina del... Iniziamo. Oh, che bello riprendere 5 minuti dopo aver finito il primo episodio. Ma che bello bruciare i maialini in un nuovo episodio della Vanilla nel quale non ho idea di cosa fare. Perché no, io pensavo di... Ah, è vero che c'ho lo Skywalker, Frostwalker, chiamatelo come volete. In ogni caso, volevo appunto costruirmi, vi direi, una casa. Ma un nuovo bioma. Sì, tutto il giorno che cammino in cerca di roba. E finalmente abbiamo trovato il nuovo bioma. Quindi l'idea era costruirsi una casa. Però, non lo so, quindi potrei fare come nella vecchia Vanilla, ovvero andare in giro ad esplorare, vediamo cosa succede. Non lo so tanto io, anche se mi faccio i piani poi, durante l'episodio succedono cose impreviste. E sapete cosa rendono una puntata di Minecraft bella? Imprevisti. Perciò, imprevistiamo. E niente, quindi appena trovo qualcosa di incredibile, ok, c'è della lava. E non guarderemo. Appena trovo qualcosa di incredibile, ve lo dico. Potrei già farmi le robe in fiero. El fiero. Però non le faremo per il momento. Perciò ci vediamo dopo. Per ora esploro. E spero di non esplodere. Esploro ma non esplodo. Ok, primo imprevisto. Questo mega buco nero. Cioè, se ci esce da lì un mostro gigante, non mi stupirei per quanto è nero e incredibilmente spaventoso. Anyway, mi vorrei buttare. Madò, anche di là c'è. Ragazzi, o meglio, signori, potrei dirvi è stato un onore conoscervi. Potrei in realtà non buttarmi e fare tutte le cose in modo tranquillo. Ti prego, non basta non buttarmi. Mi butto. Amici, per la scienza! Mi sono. Sì, ho stretto il culetto, ok? Ho stretto il culetto, va bene, lo ammetto, lo ammetto. Lo ammetto, culetto. Ok, dicevo, dopo essermi fatto un'enorme quantità di torce, ovvero 43, che per ora possono bastare, e ci andiamo ad esplorare quel coso enorme, gigante, assurdo. E abbiamo trovato anche un botto di altro ferro, bene. Perché vorrei farmi sia la spada che tra poco mi muore, sia il piccone, sia il bucket. Vi ricordate le sbacchecciate? Vabbè, non c'entra niente. Comunque, usciamo da sto coso, dammi altro, oddio. Farmo un po' di materiali e ci vediamo. Ecco, guarda che arriva il signor zombie. Allora, se la chiedi un attimo, che nessuno la vuole più. Via, bravissimo. Oh, erano due. Oddio, erano una matriosca. C'era lo zombie nello zombie. E mi ha pure colpito. Ma vada. Oh, bravissimo. A casa. Con un F3 mi suggeriscono che siamo in 20:33. Ok, quindi per il diamante. Oddio, mi sono spaventato un cifro. No, mi sono spaventato. Ma io ho una certa età, non posso fare queste cose. Mi dia l'ascia, mi dia tu. Ma va. Oddio, sto morendo. Davvero sto morendo da sti imbecilli. Ok, allora, fa. Ok, allora, piano B. Vi farò il taglio, prendo della cobblestone, faccio la crafting table, metto a cucinare il tutto e ci vediamo nella caverna più oscura della storia. E se riusciamo a sopravvivere, magari concludiamo l'episodio iniziando la casa. O comunque la facciamo il prossimo episodio. Suggeritemi come fare la casa. Vabbè, ci vediamo dopo. 3 hours later. Quindi, secchiello alla mano, spada specialmente alla mano. E come direbbe Ciccio, no. Come direbbe Ciccio Gamer, let's go. Perfetto. Alright. Ok, qua è pieno di roba. Io ve lo dico tranquillamente: è pieno di roba. Se troviamo i diamanti, jackpot. Se non li troviamo, moriamo sostanzialmente. Io me la sento. Mi hanno già sparato. Ecco, già mi spara. Perfetto. È la fine, è andata? È andata? È la fine? È stato un piacere? No, siamo ancora vivi. Cosa pensate? Signori, cosa andate a pensare che io muoia nel secondo episodio? Come dite, pensavate che morissi nel primo? Sì, avete ragione. Non salvo per sbaglio, per miracolo. Comunque, vedo che ci sono un botto di scheletri. Madò, gli scheletri comunque fanno una cifra di danno. Ma una cifra! Muori, va. Allora, ho preso dell'acqua, bene. Ho trovato della lava, snì. E ho paura di morirci male più che altro. Perché, a parte gli agguatoni e a parte che ho tolto l'audio, non chiedetemi perché, devo stare bello attento. Perché, no, non sono per. Non mi sento per niente al sicuro. Stavo per dire, se mi sbucano dei cri. Ok.
dei creeper potrebbe finire male. E cosa stava succedendo? Stava finendo Macho Macho Man. Tu, tu, tu. I got the feel, the macho man. Ricarichiamoci e andiamo. Ehi sì, ma la seconda vanilla suona più forte. Cugaz. Ma mi son bruciato. Ma che deficiente. Allora ditelo, sei deficiente, così uno lo sa, si prepara, che sa che uno è deficiente e prende tutte le precauzioni. Che imbecille. Che imbecille. Dammi qualcosa, ce l'avevo pure. Ma dai, ce l'avevo pochissima vita. No, è finita qua. Non ci credo. Che piano siamo? Al 40? What? Siamo saliti. No, pensavo di essere sceso. Ma che deficiente. E che fa, Jim? Proviamo a scendere di nuovo. Ma io pensavo di essere sceso. Vabbè, male, eh? Vabbè, abbiamo esplorato. Non c'è niente per il momentus. Quindi, volendo, ce ne torniamo all'aperto. I zombie e le robe le abbiamo picchiati. Ma da quanto scende veloce il cibo non avete idea. E no, 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 qua ne ho visto un'altra mia sinistra. Via, ciao, basta, è stato un piacere. È pure notte. È pure notte. E niente, io voglio dormire sui sassi. Dammi qua il letto viola, che fa stile. Twitch, vi ricordo di seguirmi su Twitch. Letto viola in descrizione, ma anche il link. Dormiamo. Su, no, su una collina. No, raga. Se mi facevi cadere, gioco. Se mi facevi cadere, che bestè. Vabbè, che mi sono buttato io piano piano. Quindi, io me ne tornerei su. Continuiamo l'esplorazione. Vi faccio i momenti salienti. Però, finirà male. Ma vabbè, continuiamo. Oh, vedi che qua non c'è niente. Almeno questa è seria. Dice, no, ero semplicemente un fiumiciattolo, un affluente. E non ho niente. Ok, va bene, niente. Torno su e vediamo se trovo qualcosa. Altrimenti per il momento possiamo dirci bye bye. Non lo so, vediamo. Va bene, allora sono risalito e a parte la mega morte che c'è qui sotto, non vorrei allontanarmi troppo, perché alla fine c'è da quella parte o da quella parte. Sì, da quella parte, ce l'avevo davanti agli occhi. C'è la giungla che non mi piace. E non lo so, scrivetemi, così facciamo così, prima di costruire la casa mi scrivete nei commenti il miglior bioma, mentre lì c'è una cosa che vola buggatissima, il miglior bioma dove farsi la casa o comunque in generale la vanilla. Scrivetemelo voi, credo che per questo episodio di mini ma molto mini cavallini, cavallini, vabbè, dicevo, questo mini 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 episodio di esplorazione vi sia piaciuto, magari ve lo carico di fila rispetto al primo episodio. Io direi che un bel ESC Save and Quit ci può stare molto più di quanto pensiate. Spero che questo secondo video vi sia piaciuto, secondo video della vanilla. Vi ringrazio per la visione, consigliatemi tutte le cose che vi vengono in mente nei commenti. Cioè tutto, anche mi scrivete cosa mangiare stasera, consigliatemelo. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero le 7, con un nuovo video. Ciao! E attivate la campanellina.